faremo un'attività col cellulare, eh? Ovviamente, se uno ne approfitta per andare su Instagram, su TikTok, gli augurerò un inferno dal punto di vista scolastico. Prenderete due per tutta la vita. Grande entusiasmo e partecipazione lo scorso venerdì mattina nell'aula consiliare di Cerignola per l'evento Fumo Zero, un respiro di salute. Non il solito convegno, ma un interattivo e coinvolgente Game Lab, quello proposto quest'anno dall'associazione Costruire con il contributo scientifico di Fondazione Veronesi, il patrocinio del comune di Cerignola e finanziato dall'azienda Ocnoplast. L'evento è stato un'occasione unica per gli studenti di apprendere la pericolosità del fumo in ogni sua forma, dalla tradizionale sigaretta ai sistemi a vapore agli scaldatori di tabacco. In sala con la presidentessa dell'associazione Costruire Chiara Castaldi, l'assessore alla cultura del comune di Cerignola Rossella Bruno, la dirigente dell'istituto comprensivo di Vittorio Padre Pio di Cerignola Maria Luisa Russo e il fisico e il divulgatore scientifico per Fondazione Veronesi Alessio Perniola. Eventi oncologici hanno sconvolto la mia famiglia, per questo tengo moltissimo che si parli di prevenzione. I dati ci indicano che, se si parla di fumo, bisogna rivolgersi ai più giovani e la Fondazione Veronesi ha questi due progetti rivolti a loro che io ritengo davvero efficaci, dichiara la Castaldi. Ed infatti i progetti di Fondazione Veronesi, Fumo e altre stories per le scuole medie ed Escape Smoke per le scuole superiori, presentati con grande passione e leggerezza dal dottor Perniola, hanno coinvolto gli studenti, entusiasmati dall'interattività di quiz e giochi, utile spunto per spiegare loro i danni del fumo, la pubblicità occulta e la tutela alla salute. La Fondazione tornerà a Cerignola il 30 e 31 maggio in occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco, ospite dell'Istituto Scientifico Albert Einstein. Non è il primo incontro che facciamo su quello che in fondo è il diritto alla salute. Noi oggi stiamo facendo educazione civica, era un percorso che oggi sostanzialmente parte ma che continuerà fino alla fine dell'anno scolastico con incontri nelle classi, ma che continuerà anche il prossimo anno scolastico, immagino, così da raggiungere tutti gli istituti scolastici di Cerignola.